No alle antenne, se ne parlerà in un'assemblea pubblica il prossimo 20 settembre alle 18 presso la chiesa di San Pietro Apostolo di Pagliari di Sassa, vicino proprio a dove sono installate le antenne. Tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare a difesa della salute, si legge nel volantino, dell'ambiente e del patrimonio storico culturale. Verranno spiegate le ragioni del no, insomma, all'installazione di torri e tralicci per impianti radio e ripetitori. Ad intervenire sull'argomento anche il consigliere regionale Leonardo Bracco, salviamo le famiglie di Sassa dall'elettromagnetismo. A poche decine di metri da una splendida chiesa formalmente dichiarata di notevole interesse pubblico e dunque sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel codice dei beni culturali, sono in corso dei lavori per trasformare un impianto per la telefonia mobile da provvisorio a permanente. Un pugno nello stomaco ai danni della collettività, scrive Bracco, sia sotto l'aspetto della non opportunità della decisione che per quanto riguarda la questione attinente alla salute pubblica, che non può essere messa a rischio a causa dell'elettromagnetismo. Leonardo Bracco, consigliere di Sinistra Italiana, ha focalizzato questa volta la propria attenzione sul capoluogo regionale abruzzese, approfondendo questa vicenda che sta succedendo a Pagliari di Sassa, una delle 59 frazioni che costituiscono il comune dell'Aquila. Quanto si sta verificando in quella zona, dice Bracco, rasenta l'assurdo in quanto non poche famiglie, se vorranno salvaguardare la propria salute, saranno costrette a dire addio alle proprie abitazioni, nelle quali hanno vissuto e stanno vivendo da anni. Il comune dell'Aquila, secondo Bracco, ha messo nero su bianco che la stazione radio base a servizio della telefonia mobile, installata in maniera provvisoria a seguito del sisma del 2009, sembrerebbe essere destinata a diventare permanente. In un documento ufficiale, ha detto Bracco, l'amministrazione guidata da Pierluigi Biondi ha espresso parere favorevole all'installazione definitiva dell'impianto, a patto che sul perimetro del lotto interessato siano messe a dimora piante e arbusti di origine locale al fine di calare o quantomeno mediare l'impatto visivo dell'opera. Per la serie questa cosa meno si vede e meglio è. E ciò che lascia basiti, secondo Bracco, è che la sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo, che avrebbe dovuto mettere una tauta alla questione in quanto a ridosso della stazione radiobase si trova l'incantevole chiesa, eretta 8 secoli fa, ha invece sposato senza opporre resistenza quanto sentenziato dal Comune. Uno studio di cui si è fatta promotrice tra le altre cose l'AS dell'Aquila ha evidenziato come taluni impianti che radiano onde elettromagnetiche non devono da un lato interessare insediamenti umani e dall'altro essere attivi oltre le 4 ore giornaliere. Bracco chiede chiarezza sulla questione. Intanto la popolazione si mobilita. È opportuno ricordare che a pochi passi da queste antenne ci sono anche delle scuole a Pagliari di Sassa.